Che sono i ricordi della nostra infanzia qui, perché era parrocchia e la vita del paesetto, perché non esisteva ancora il paese, cioè il quartiere dei Laghi, era qui la nostra vita, c'erano tante fattorie, poche case. La vita di una comunità a Laghetto, attorno alla chiesetta di San Giovanni Battista, lungo la strada Marosticana, edificio storico che fu fatto costruire dai conti Barbaran nel 1568. Voi siete un po' affezionati a questa chiesetta qui nel quartiere? Sì, perché è anche un po' storico ancora. Costruzione che per tutti nel quartiere è da sempre punto di riferimento, dal battesimo alle nozze, e ha scandito ogni tappa per le signore memoria storica del luogo. Sono nata a Laghetto, sono stata battesata su questa chiesa, sono stata battesata, cresimata, andata alla comunione, è anche sposata. È una cosa, mi viene male il cuore vedere la mia chiesetta ridotta così. Adesso l'unico auspicio è che la chiesetta tutelata dalle belle arti, così cara ai residenti, venga presto rimessa in sesto per tornare ad ospitare funzioni della comunità cattolica dello Sri Lanka e le ricorrenze. Quest'anno fanno 80 anni dal ricordo del bombardamento del 18 novembre di Vicenza. E qui lì c'è il monumento dove uno speravamo di poter fare una bella cerimonia in ricordo di 44 persone che sono morte.